Per molto tempo mi è capitato di pensare alla Via Emilia come un'enorme scintillante città della notte, con le sue balere adagiate sulle colline, le maxi discoteche di cemento armato attorniate da parcheggi per migliaia di autovetture, vere e proprie cattedrali del liscio o della disco dance che improvvisamente emergono dalla campagna più piatta e uniforme. Con i bar aperti tutta la notte, i jukebox e le osterie per i camionisti, e soprattutto le città, Parma, Reggio, Modena, Bologna, divise esattamente in due parti da quell'antica strada e che potevo attraversare in auto proprio dal centro del loro cuore, in una successione rapida e intermittente. La campagna, un borgo, ancora la campagna, le luci della città, il centro e poi di nuovo la notte della pianura, i filari di pioppi come ombre nere, la linea della collina trapuntata di luci, le coltivazioni simmetriche e ben ordinate degli alberi da frutta e quei vitigni larghi e maestosi, protettivi, generosi, che mi sono sempre parsi un simbolo di femminilità, del carattere e dei corpi delle donne di questa terra. Quello che Piovene chiama il contado allora non è nient'altro che il retaggio vivissimo di quelle antiche corti di cui i piccoli paesi della provincia mantengono il fascino. Basterebbe girarli in bicicletta, caratteristica questa delle città emiliane. Centinaia, migliaia di biciclette usate, annota Cesare Zavattini, come il cappello che non si può abbandonare poiché fa parte della persona anche quando è inopportuno. E le bellissime piazze di Reggio Emilia in questa somigliano alle vie di una Amsterdam non colorata né esuberante, ma vista attraverso il nero e i grigi delle prime opere di Van Gogh, intabarrata, nebbiosa e malinconica come nei cartoni di Pietro Ghizzardi e di altri eccentrici naif. Dall'altra parte ecco l'Appennino, ecco i luoghi matildici. Cosa offre alla città, al suo capoluogo di provincia, questa terra impervia che dà verso la Toscana o più correttamente immette nella Lunigiana? È forse un caso che Casa d'altri, il racconto più celebrato di Silvio D'Arzo, sia ambientato proprio in un piccolo borgo appenninico dove una certa ora i calanchi e dei boschi e i sentieri di prati dei pascoli si fanno color ruggine vecchia e poi viola e poi blu. Deve esserci una ragione. Nella storia della vecchia montanara che chiede al prete la dispensa per potersi suicidare c'è tutta la solitudine, una certa arguta follia, una malinconia, malinconia, ecco la parola giusta, tipiche del carattere emiliano che sia D'Arzo sia il modenese Antonio Delfini hanno saputo in modi diversissimi raccontare. Una provincia ben diversa da quella esuberante di Piero Chiara e anche da quella di Giovanni Comisso o di Goffredo Parise. Questa valle, con la sua vite che si prolunga a divisioni regolari verso l'infinito, è triste per chi è solo, annota Delfini nel suo diario. E D'Arzo quasi rispondergli: vivo in una città di provincia dove il passeggio verso le sette per la via principale è quasi un'avventura. C'è comunque una sorta di attaccamento buio alla propria terra. E poi ci sono le nebbie che rendono le vie e le piazze della città quinte, metafisiche, di un palcoscenico in cui si recita il copione tipico di ogni provincia, quello dell'attesa e del sogno. Ma Silvio D'Arzo, con tutto il suo amore per gli scrittori inglesi e americani, la sua venerazione per Emilio Cecchi, le sue traduzioni, rilancia, pur da una direttrice che abbiamo visto diversa, quello stesso mito della provincia emiliana come luogo privilegiato di un sogno americano, di un percorso che mentalmente scavalca l'oceano per trovarsi là i propri maestri. Come cantava Francesco Guccini, correva la fantasia dentro la prateria fra la Via Emilia e l'Ouest. 20 anni dopo è il reggiano Zucchero Adelmo Fornaciari a riprendere quella stessa passione, a fondere nei suoi blues nostalgia e malinconia, a mischiare linguaggi e dialetti fino a quel superbo epilogo in Diamante, dove una stridula voce femminile grida in lontananza: Adelmo! Adelmo, vieni qua! Una immagine assolutamente d'Arziana, una vecchia contadina davanti alla soglia di casa nell'ora del primo buio.
Pier Vittorio Tondelli, Giro in provincia, 1990. Non credo sia un caso che Silvio D'Arzo fosse originario di Cerreto Alpi, un piccolo mondo antico sul Crinale Appenninico reggiano, che poi è anche il luogo dove è nato e dove vive Giovanni Lindo Ferretti, autore, assieme a Massimo Zamboni, di questo brano dei CCCP.